Quindi, diciamo, io proseguirei con la seconda parte, diciamo, dei lavori del pomeriggio, che prevede interventi di organizzazioni e associazioni che sono state impegnate nei movimenti ambientalisti. Ricordo che, come dire, già qualcuno stamattina lo diceva, alcuni anni fa, diciamo 5-6 anni fa, parlare di mobilitazioni sul clima era una specie di idea fantascientifica. Con, diciamo, con l'ascesa in campo di Greta Thunberg, diciamo, il moltiplicatore mass mediatico di quella discesa in campo, però anche allo stesso tempo con il rapporto, un rapporto fondamentale del panel delle Nazioni Unite, che diciamo, ha tolto qualunque dubbio sui rischi che corre il pianeta, diciamo, se la situazione viene lasciata in tonza rispetto alle tendenze attuali. Comunque ci fu quel formidabile movimento per alcuni anni che poi è stato, diciamo, stroncato dal Covid prima, diciamo che forse il movimento, diciamo, contro i cambiamenti climatici è stato quello che ha pagato di più, diciamo, gli effetti del Covid. Nella fase successiva, diciamo, dalla smania di ripresa che ha visto, diciamo, l'economia al primo posto, diciamo, e quindi passare del tutto al secondo piano le questioni ambientali, e poi ora dalla guerra. Quindi vorremmo chiedere a esponenti di associazioni e di organizzazioni impegnate nel movimento ambientalista qual è lo stato oggi del movimento ambientalista e quali sono le prospettive di questo movimento dal loro punto di vista e dalla loro internità dentro questi movimenti.